Sì, l'ASCO si conferma come un appuntamento fondamentale anche per l'ematologia. Tanti gli studi e i risultati presentati riguardanti tutti i campi dell'ematologia, dal mieloma ai linfomi, l'aggiornamento dei risultati ai bispecifici, ma tra tutti gli studi presentati mi sento di sottolineare in particolare due presentazioni, quella riguardante il linfoma di Hodgkin a stadio avanzato, la presentazione di Alex Herrera, in cui sostanzialmente sono stati presentati i dati ad interim di uno studio molto importante riguardante lo standard of care attuale, quindi brentuximab più AVD nel paziente con linfoma di Hodgkin in stadio avanzato versus l'anti-PD-1 nivolumab più AVD. Questo è stato uno studio randomizzato che ha mostrato sostanzialmente un vantaggio già significativo di PFS per quanto riguarda i pazienti sottoposti a terapie con nivolumab e AVD, ma soprattutto un netto miglioramento nella tossicità di uno schema rispetto all'altro, quindi l'anti-PD-1 meno tossico rispetto all'altro trattamento, e in particolare probabilmente questo potrà portare, ancora non ci sono vantaggi di overall survival, ma questo probabilmente potrà portare in futuro a un cambio nuovamente dello standard of care e soprattutto al punto di congiunzione tra il trattamento dei pazienti con linfoma di Hodgkin pediatrico e adulti, perché lo stesso trattamento è stato, diciamo così, utilizzato nei pazienti pediatrici, proprio grazie alla scarsa tossicità ha concesso altrettanti vantaggi rispetto all'aspetto tossico che questa terapia aveva in passato. L'altra presentazione in particolare che vorrei sottolineare sono sicuramente i risultati dello studio CAPTIVATE nella leucemia linfatica cronica. La leucemia linfatica cronica è la leucemia più diffusa in Occidente. Rispetto a tanti tipi di trattamenti tuttora presenti con dei vantaggi nella tossicità e nei risultati sicuramente elevati, questi sono probabilmente quelli che rivoluzioneranno ulteriormente il trattamento della leucemia linfatica cronica, perché sono i risultati del CAPTIVATE in cui ibrutinib e venetoclax, quindi terapia solo orale, per solo un anno, hanno portato a un aggiornamento di 4 anni di follow-up a un 80% di progression free survival, quindi dopo 4 anni i pazienti sono ancora liberi da progressione da questa malattia, e una sopravvivenza, quindi un overall survival a 4 anni del 98% di questi pazienti. Quindi dopo solo un anno di trattamento con solo compresse, questi pazienti sono per l'80% ancora liberi dalla progressione di malattia. Beh, credo che questo probabilmente sarà la nuova milestone, il nuovo punto di svolta ulteriore nella leucemia linfatica cronica.